Ciao a tutti, ci troviamo a Boranap Forest, nel cuore di una foresta di kerri. Che cosa sono i kerri? Sono questi eucalipti molto alti e questa specie che in particolare è endemica dell'angolo sud-occidentale dell'Australia, dove ci troviamo noi qua. Qui si genera un microclima speciale perché queste piante che sono molto slanciate, come vedete, hanno un tronco anche piuttosto esile rispetto all'estensione verticale, però arrivano a altezze che possono sfiorare anche gli 80 metri. Non qui, qui saremo sui 50 metri, 60 al massimo, ma un po' più a sud c'è una foresta di kerri con piante davvero altissime, tutte intorno ai 70-80 metri. Come vi dicevo, qui c'è un clima speciale dato da questa copertura arborea che in particolare crea una specie di coperta all'apice di queste piante, della sommità di queste piante, e qui dove siamo noi ora, infatti c'è un bel fresco, proprio perché si genera questa situazione, questo microclima particolare, che dà luogo anche, dà la possibilità ad altre specie endemiche di essere qui insieme a questi eucalipti. In particolare c'è una specie di leguminosa Bossia aldistica, che è un endemismo di questa foresta. E poi, che dire, ci sono anche, ora non sono in fiore, ma questo è un sito speciale anche per le orchidee. In particolare c'è una specie che si chiama, comunemente chiamata Bunny Orchid, ovvero orchidea coniglio, per via dei due petali bianchi che richiamano le orecchie del coniglio, o Eriochilus dilatatus, che è il nome scientifico. E nel periodo di fioritura, che è aprile, qua ne troviamo miriadi. Questo è uno dei nostri siti di campo, ci torneremo quindi presto per svolgere le nostre ricerche, perché è uno dei siti anche che, oltre ad essere un sito così importante per il nostro lavoro in campo, è uno dei siti che amiamo di più per questo meraviglioso contrasto di altezze di questi kerri con questa vegetazione di sottobosco fatta di felci, piante leguminose e orchidee, e la amiamo moltissimo. Ci rivediamo magari ad aprile, più avanti, per il lavoro in campo. Ciao!